Venerdì 26 marzo, alla presenza delle autorità scolastiche, degli studenti ed ex studenti, il sindaco di Ladispoli, dottor Crescenzo Paliotta, ha intitolato la scuola materna ed elementare di via Caltagirone a Papa Giovanni Paolo II. L'idea è nata e si è realizzata grazie ad un pensiero degli studenti del plesso, che nel 2005, rattristati per la scomparsa del Santo Padre, scrissero delle lettere alla direzione didattica, esprimendo il desiderio di intitolare l'istituto al Papa. Oggi siamo qui ad inaugurare l'aula didattica, che tra poco andremo tutti insieme a vedere, grazie all'impegno tempestivo dell'amministrazione comunale, del sindaco che è qui presente, dell'assessore ai lavori pubblici Emanuele Caggiola, che in questi ultimi tempi sono stati veramente vicino al posto. C'è anche qui con noi Don Gianni, perché sì, è anche la presidentessa del Consiglio Comunale, che è l'unica donna, non è facile trovare una donna presidente del Consiglio Comunale di Ladispoli, l'avvocato Caredda, e c'è Don Gianni perché oggi si è inteso proprio intitolare questo plesso a Giovanni Paolo II. Oggi è un momento importante, non solo perché siamo tra genitori dei bambini ed è questa sempre una cosa molto bella, stiamo intitolando l'iniziativa. Il nome l'ha scelto e l'ha proposto la direzione didattica, gli insegnanti, siamo, e quindi il comune è stato senz'altro d'accordo, il consiglio comunale, perché anche la presidente del consiglio comunale, stiamo intitolando questa scuola ad un papa importantissimo, un papa che ha regnato a lungo e che è stato conosciuto in tutto il mondo per la sua passione, per il suo amore per gli altri e il suo amore per i bambini. Quindi è un altro segnale che la disponibilità di essere una comune, una città che guarda al mondo, guarda a tutte le persone che hanno fatto del bene all'umanità. Grazie.